Buona vista a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento su Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Nella scorsa puntata ragazzi siete stati dei pazzi, avete sfondato ogni record, tantissimi like, tantissime richieste di continua questa serie, continua, e tantissime anche amicizie che adesso andremo a vedere insieme. Vi spiegherò anche un paio di cose, sempre se la mia telecamera mi mette a fuoco. Quindi entriamo immediatamente nel gioco per questo secondo episodio. Anche questa volta raggiungiamo, superiamo, inondiamo di mi piace questo video. Magari se riusciamo a superare i 300 like sarei veramente fantastico, sarei io veramente, sarebbe il video, sarebbe fantastico tutto. Quindi confermiamo col piccolo fake e entriamo nel nostro salvataggio. Quindi i caricamenti sono un pochettino lunghi di questo gioco, ma ce lo facciamo bastare. Ok, anche i messaggi arrivano un pochettino in ritardo, cubi nero sarebbe pazzesco, però adesso non credo di essere in grado di prenderlo e di fare questi eventi molto molto difficili. Piuttosto per adesso ci limiteremo ad andare avanti con la nostra storia, mettiamola così. Allora, nella scorsa puntata avevamo battuto il boss della prima zona, adesso siamo nella seconda zona e come potete vedere il Monte Selvoscura. Io ho battuto tutti questi stage, tutti questi yokai, fino ad arrivare al livello 35, che è un boss che ancora io non ho sfidato, quindi magari lo faremo insieme. Prima di andare avanti però, ho visto che mi sono arrivate un sacco di richieste, qua sotto trovate il mio codice per aggiungermi, quindi fatelo. E io ogni volta faccio così, faccio riscatta e se lo prende, sì, ricevo il regalo, grazie mille, lo mando se me lo chiedete, insomma faccio tantissime cose. Il problema, ragazzi, è uno solo. Il problema è che si possono avere solamente 10 amici. Mi sono arrivate un sacco di richieste amicizia, davvero un sacco, e il massimo che posso contenerne è 50. Quindi adesso dovrei fare una cosa, e facciamo una cosa. In questo momento che sto pubblicando l'episodio, cancellerò tutti quanti i miei amici che ho ottenuto per questa settimana, diciamo più o meno, e così aggiungerò i prossimi 10 che mi invieranno la richiesta. Andando avanti in questo modo, soprattutto se voi lasciate like e quindi la serie continua, potrò aggiungere piano piano un pochettino tutti alla volta, un po' per volta. Purtroppo non posso far di più. Quindi ragazzi, mi raccomando, sapete che cosa fare, e direi di scoprire intanto insieme qual è questo boss. Potrei anche farvi vedere un attimo il mio team, la mia squadra, che è leggermente diversa perché ho sbloccato Sailor Nian e il Rettilarbitro perché l'abbiamo ottenuto insieme. Anzi, prima di fare il boss, visto che siamo qua, direi di andare nella Slot Kai perché ho qualche moneta da utilizzare. Quindi andiamo subito a cercare di beccare un po' di fortuna. Inseriamo una moneta particolare, ho la moneta felice, la moneta misteriosa, poi abbiamo rossa e rosa. Io direi di iniziare con quella felice, dai, andiamo con quella felice, vai. Vediamo, incrociamo le dita e speriamo di avere qualcosa di bello. Giriamo. Avanti, prendi una pallina. Prendi una pallina. Tengulegon. Grado C, non mi interessa. Wow, sono scioccato, non mi aspettavo che diventassi amici davvero. Wow, nemmeno io in realtà. Comunque, lo aggiungiamo nel nostro medagliere, nel nostro medallium, e quindi andiamo avanti. Alla fine dell'episodio utilizzeremo un'altra moneta, e penso di fare un pochettino così anche per i prossimi episodi. Andiamo a vedere immediatamente qual è il boss del giorno, cliccando qui. Attenzione, lo Yo-Kai Watch ci dice che... bella nera. Allora, livello 35, ragazzi. No, è impossibile da battere, sono sicuro che non ci riusciremo. Allora, ottieni almeno 50.000 punti, completa lo schema con Sergente Quadro, che io ho, però... non ho in squadra, e collega almeno 7 Wibble Wobble. Direi di mettere il Sergente Quadro in squadra, anche se, dato che non l'ho utilizzato, è scarso. Quindi speriamo che vada comunque bene. Sergente Quadro, infatti, ecco qua. Allora, potrei togliere... Oddio, potrei togliere... Io toglierei Kami K, che è di rango D, anche se è di un livello abbastanza alto. Dai, proviamo così, fa anche intesa, quindi aumentiamo un pochettino l'attacco. Va bene, dai. Vuoi confermare i cambiamenti? Yes. Direi che possiamo andare. Ragazzi, ovviamente l'ho voluto scoprire insieme a voi, altrimenti avrei fatto tutto questo prima dell'episodio. Proviamoci, abbiamo 18 spiriti più 5, quindi possiamo provarci più di 20 volte, 23 volte, ma spero di riuscirci prima. Ah, ok, livello consigliato 16, quindi magari ci riusciamo. Qua sotto c'è la classifica degli amici, scorro un pochettino così vi do la gloria di aver battuto questo boss. E pronti? Via, andiamo. Ok, let's go. Ok ragazzi, pronti, via, inizia il gioco. Allora, spero di essere migliorato. Ok, questi sono proprio i boss che non tollero. Tipi fastidiosi che fanno confusione nell'area del rompicapo. No, dovrei usare la testa stavolta. Bel problema. Tieni d'occhio il conto alla rovescia e trova il tempismo giusto.
Assolutamente sì, informazioni tattiche. Come giocare? Su Vela Nera, ovviamente. Vela Nera, il boss del Monte Servo Oscuro, ha un attacco speciale con cui pesca i Weebwob grandi. Ah, ok, non lasciare che due Weebwob grandi vengano spazzati via. No! Quando il contatore di Vela Oscura raggiunge lo zero, potrebbe anche spazzare. Ok, quindi li dobbiamo utilizzare subito. Va bene. Allora, pronti via. Cos'è questo? Vai, 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 togliti, vai. Allora, dov'è il conto alla rovescia? Non lo vedo per adesso, però dovrei beccarlo al più presto. Facciamo così, facciamo così. Lo devo sconfiggere anche con il mio caro amico Sergente Quadro, che abbiamo imparato a conoscere anche nella serie. Dov'è il conto alla rovescia? 5, ah ok, qua, 4, 3, 2, 1, quella... Ok. Fammi fare qualche Energimax. Fammi fare il suo Energimax, che forse ce la facciamo, dai, ti prego. Facciamocela. Dai. Un sacco di loro. No, 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 no. No, guardate, guardate con quanta pochissima vita era rimasto. Non ci posso credere. Allora, potrei utilizzare anche le monete per ripristinare il tutto, ma non credo. Non credo di volerlo fare, ragazzi. Lo voglio battere senza i trucchi e quindi ricominciamo questa sfida. Ok, ragazzi, allora, ci riproviamo. Ho fatto una lotta a parte per far salire qualche livello. Forse non eravamo ancora abbastanza pronti. Quindi, riproviamoci con il boss Vela Nera. Questa volta ce la dobbiamo fare, così sblocchiamo anche il prossimo luogo oltre al Monte Selva Oscura. Quindi andiamo immediatamente contro Vela Nera, incrociamo le dita e mi raccomando, aiutatemi anche voi portandomi fortuna. Ok, questa cosa la so e non vediamo di nuovo le informazioni di Vela Nera perché le abbiamo già viste tutte. Allora, facciamo così, facciamo così. Allora, secondo me io faccio scoppiare troppo presto i Weeble Wobble quando sono abbastanza grandi. Li dovrei, diciamo, raccogliere. Ecco, quindi facciamo magari così. Facciamo così. Oddio, quanto è grande lui! Boom! No, 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 no! E lo sapevo, lo stavo premendo. Non ci credo. Proprio adesso. Ok, ok, ok. Ho capito adesso quando è che lui attacca. Ok, delirio, vai. Vai così. No, no, no. Dai, prendilo, me lo prende. Ok, vai, vai. Perfetto, dai. Dai così. Mossa pronta di qualcuno. Mossa pronta di qualcuno. Devo fare la sua mossa, vai. Utilizzerei anche la mossa questa qua, così aumentiamo la nostra difesa. Tenaglie. Dai ragazzi, aiuto, portatemi fortuna. È abbastanza complicato contro il boss, però ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, secondo me. Con il vostro aiuto ce la possiamo fare. Vai. Allora, devo vedere come ingrandire loro e farle arrivare. Eh no, dai. È proprio quello che volevo evitare. Ok, facciamo anche così, facciamo così e facciamo così. E adesso dovrebbe prendere loro, quelli grandi. Boom! Grandissimo, questo dovrebbe fargli tanto danno. Ok, provo in questo modo, non lo so. Proviamo anche così, proviamo così e Energimax. Così recuperiamo un po' di vita. Andiamo così, vai col delirio. Col delirio, se non sbaglio, rimane fermo. Quindi facciamo così, facciamo così. Ok, dai, dai, dai. Ok. Mossa pronta, vai, Energimax ancora. Ora lui dovrebbe, esatto, questa Energimax non è male. Però se tu me li dai un pochettino più ordinati io riesco. Dai, 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 prima che arrivi il suo attacco. Vai, prima che arrivi il suo attacco. Vai, così. Ok, così non ha fatto niente di che. Se io mi tengo loro così, 4, 3, 2, 1. Dovrebbe adesso prendermi qualcuno di più grande. Facciamo così, facciamo così. Ragazzi, sono impegnato, ma spero di farcela, ragazzi. Spero di farcela. Dai, dai, manca poco. Manca pochissimo. Punteggio potenziato. Tenaglie per aumentare la nostra difesa. Meno danni subiti. Boom, vai. Terminato, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Grandissimi ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Completato anche questo boss, è andato. Siamo stati abbastanza bravi, soprattutto adesso. Anche se ci siamo fatti prendere un Weeble Wobble di queste dimensioni, davvero enorme. Comunque, quindi questo era il temibile capitano del laghetto dei pesci gatto. Non era certo scarso, ma ora andiamo avanti. Prossima fermata, Campo Fiorito. Ragazzi, andiamo immediatamente a Campo Fiorito per vedere, esplorare e lottare anche contro i primi due o il primo avversario di questa nuova zona. E speriamo che sia anche molto divertente. Non vedo l'ora di comprare un po' di frutta candita. Ok, ok, abbiamo ottenuto anche una moneta 5 stelle. Direi che possiamo andarla a sbloccare subito. Io direi di aumentare il livello suo. Lo dovevo fare anzi prima, sono stato uno sciocco a non farlo prima.
Anche perché Sailor ne ha creduto di utilizzarlo parecchio. Rettilarbitro lo aumentiamo pure, dai. Mentre l'altro, come si chiama, non mi sto ricordando, Scarafante o qualcosa del genere, credo di no, credo di non farlo perché comunque è di un rango basso, quindi magari più avanti lo potrei anche sostituire. Insomma, non lo faccio in questo momento. Però abbiamo sconfitto un nuovo boss, termina entro 260 secondi, fatto, il percorso nascosto è stato aperto. Ok, quindi possiamo andare anche nel percorso nascosto. Ok, no, la recensione te la sto facendo qua mentre sto facendo il video, ragazzi, quindi già gli sto portando un bel po' di giocatori, non credete? Allora, ogni distretto ha un'area fognaria, perfetto. Quindi proviamo a fare una lotta qua nelle fogne e poi andiamo a Campo Fiorito. Quindi entriamo qua nelle fogne e facciamo la prima lotta contro... Ah, Buhu. Ok, almeno 70.000 punti. Ottieni 3 o più sfere bonus, completa lo schema con Buhu. Vabbè, noi intanto la facciamo, non mi interessa avere 3 stelle, almeno per adesso. Intanto lottiamo, andiamo avanti, anche perché qui ci dovrebbe essere in fondo anche un altro boss. Quindi, triplo Buhu e giochiamo! Ok, via, via, via così, via così e boom boom boom. Mamma mia, quanta roba sto facendo scoppiettare. Ok, via con lui, via con lui, via, andiamo da questa parte, vai, andiamo di qua, vai. Non c'è tantissimo, ok, c'è però tanto giallo, c'è tanto giallo, boom. Serpe, vai così, cerchiamo di sbloccare l'energy max del nostro caro amico che aumenta la difesa. Aspetta, delirio, fammi fare, ti ho detto il delirio. Rientra nel delirio, perfetto, è andata. E allora facciamo così, aumentiamo la difesa, importantissimo, almeno secondo me. E andiamo anche così, vai. E facciamo anche il suo di energy max. Gli energy max, ragazzi, sono importantissimi qui ovviamente. E andiamo a prenderci un po' di Weeble Wobble da questa parte. Vai così, oh. Mamma mia, quanta roba. Vai, dimmi che li prendi. Boom. Ok, ne ha preso solamente uno dei due grossi, però va benissimo lo stesso. Vai, andiamo così, vai. E vai di qua. Facciamo così. No, fammi prendere, alcune volte non mi prende il coso. Non mi prende il Weeble Wobble che voglio io. Punteggio potenziato, mi va benissimo. Facciamo così. Mossa sua pronta. Ripristiniamo un po' di energia. Ancora meno danni subiti, importantissimo. Ma guardate quanta poca vita ha quel Buhu. Ecco, pigliati questo, pigliati tutto. Guardate qua quanto giallo per il delirio. Vai. Quanto rosa. Ragazzi, questo gioco poi... Cioè, non puoi più farne a meno. Ok, vai così. Mossa pronta ancora la sua. Ancora c'è quel Buhu che ha un bel po' di vita. Devo ottenere almeno 70.000 punti per fare un buon punteggio e ottenere le 3 stelle. Almeno 2, perché Buhu non ce l'ho. Ok, facciamo così. Mossa pronta di chi? Sua. Ok. Ragazzi. Vai così. Mamma mia, questo qui gli farà malissimo. No, non l'ha preso, non ci credo. Boom. Ok, abbiamo finito. Non ci credo, non ha preso proprio quello lì che era enorme ed era accanto. Va bene, ok, abbiamo sconfitto anche Buhu e abbiamo ottenuto anche una bella... Cos'era? Un chewing gum, una caramella, qualcosa del dolcetto molle. Ok, perché anche in questo caso si possono catturare gli yokai allo stesso modo più o meno di come si fa con... Yokai Watch 2 e Yokai Watch 1. Abbiamo ottenuto solamente una stella, ma mi va bene. A questo punto direi che possiamo andare a sbloccare un'altra moneta della Slot Kai e fare un'ultima capatina. Sì, ci andiamo, insomma, a Campo Fiorito. Ci andiamo, avete capito. Allora, direi di fare moneta... Facciamo una moneta rossa e poi utilizziamo la 5 stelle dopo aver fatto l'ultima sfida al Campo Fiorito. Quindi, vai, moneta rossa. Cerchiamo di essere fortunati e giriamo. Pandezoma. Ok, che già ce l'avevo e quindi sale di livello. Vabbè, non è proprio il massimo, non era quello che volevo, ma ci accontentiamo lo stesso. Insomma, andiamo a Campo Fiorito, come ti avevo detto prima, e saliamo da questa parte. Ok, eccoci qua, successivo, vai. Vediamo quanto è grande Campo Fiorito. Iniziamo dal 36 e qui potrei chiedere aiuto a uno yokai livello 6. Non credo di avercelo.
Non ho stretta amicizia con... No! Devo spendere i money. Money. Ok, spendiamo i money così ve lo porto immediatamente, altrimenti dobbiamo stare qua a aspettare, non va bene. E via! Eccoci qua a campo fiorito. Si comincia dal livello 36. Si va verso il livello 37. Già là a destra vedo il livello 40. 41, 42. Poi c'è Sandrone che si mette in mezzo. 43, 44, 47, 49, 51. Poi ci sono due quasi boss. Cioè un boss più o meno. E l'ultimo a livello 60. Ragazzi, io penso che potremmo fare per la prossima volta magari gli ultimi livelli. Che so, il 50, 51, 52. No, oddio, si sale prima di scendere, si sale al 53. Oddio, è lunghissimo, cioè... no, è davvero enorme, ragazzi. Direi che devo giocare davvero tanto per arrivare verso il boss finale entro il prossimo episodio. Fatemi sapere qua sotto se volete degli episodi anche senza boss finale, ma con dei livelli anche come ad esempio, che ne so, il 37, il 38, il 39 e il 40. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e mi raccomando lasciate anche un bel pollice in su. Vediamo chi c'è qui a livello 36. Oh, l'addome, bruttissimo secondo me. Comunque, a meno 50.000 punti, 2 più sfere bonus, ottiene una combo di almeno 7. E andiamo a fare quest'ultimissima partita insieme, in modo tale da sconfiggerlo e salutarci. Prima però non dimentichiamoci che dobbiamo andare anche a sbloccare un'altra moneta yokai. Ok, facciamo così. Non sembrano facilissimi però. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti, anche perché siamo in una nuova zona e quindi... Ok, facciamo così e boom, boom, boom. Boom, ok, facciamo così. E vai. Via così. Allora, ancora non ho energy max da poter fare. Ok, adesso sì. E lo facciamo subito così aumentiamo la nostra difesa. Nel frattempo quello lì a sinistra a sinistra stra per morire. Ok, dovrebbe essere morto. Via. Andiamo. Sì, siamo nel delirio, ragazzi, delirio. Boom, boom. Vai così, vai, prendimi anche loro, vai. Mossa pronta, sua. Ok, allora facciamo, ragazzi, facciamo così. Boom, vai. Ah, li ha presi quasi tutti e vai così, ancora. Ok. Quanta roba. Facciamo il suo di Energy Max, così aumentiamo il punteggio. E poi andiamo a fare il suo di Energy Max, così aumentiamo la difesa. E poi infine facciamo il suo Energy Max. Li stiamo facendo tutti gli Energy Max. Via così e via con loro. Ok, ultimamente Rettilarbitro non me li sta dando ordinati. Quando giocavo prima, per allenarmi prima di questo episodio, me li dava sempre tutti ordinatissimi e li potevo fare tutti in una volta, i Wibble Wobble che c'erano lì accanto. Ok, aumentiamo anche la loro grandezza. Vai così, boom. Oh, basta, vola addome. Cioè, sei più difficile del previsto. Ok, è andato. Perfetto, ragazzi. È stata una lotta carina. Abbiamo fatto un bel po' di lotte carine. E anche quella contro il boss è stata anche abbastanza difficile. Quindi, ragazzi, secondo me questi video qua su Wibble Wobble, già me l'avete detto che vi piacciono, ma vi piaceranno sempre di più perché saranno sempre più difficili e quindi complicati e divertenti. Ok, ragazzi, per il prossimo, dai, ve lo spoilero, tanto poi lo faccio io off camera. Vediamo chi è, livello 37. C'è Rivela di nuovo. C'è Rivela di nuovo, ragazzi. Allora, con Rivela direi che ci possiamo salutare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, come vi ho detto prima, se volete anche degli episodi senza boss, quindi quelli intermedi, in questo modo potrei portarvene anche di più, invece altrimenti devo aspettare di arrivare fino alla fine. Quindi, mi raccomando, aspetto tantissimi commenti e tanti bei pollici in su per il proseguo di questa serie. Adesso sblocchiamo la moneta 5 stelle, anche perché così se trovo qualcosa di interessante posso metterlo subito in squadra. E speriamo bene. Le monete 5 stelle di solito... Oh mio Dio! Oh mio Dio, incrociamo le dita. Di nuovo. Dai, di nuovo Rettilarbitro. Ok, sale di livello, però dai. La vita, grazie mille. Va bene, ok. Purtroppo come slot guy non siamo molto fortunati, però io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me a vedere, a seguire Wibble Wobble. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, sapete già che cosa fare, non mancate. Vi saluto, alla prossima. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, social in descrizione.